Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto. Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai. Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra. Eh? Ma cosa c'è? Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola. Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota! Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre. Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa. Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale. Ma allora, questa forse è una pentola magica? Chi l'avrebbe mai detto? Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova. Non posso credere ai miei occhi! Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane. D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno. Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato. Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco. Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa. Vostra Maestà, fate attenzione! Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola. Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No! In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono. Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io! Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola.
andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.